Buonasera a tutti e soprattutto grazie di essere qui e a chi mi ha seguito dalla mia città, da Sora, dalla Ciociaria, ma anche a chi vive a Roma, perché ben conscio, lavorando qui quotidianamente quasi, delle difficoltà anche a volte spesso di pochi chilometri per muoversi all'interno di Roma. Quindi veramente grazie per essere qui presenti. È per me veramente un onore e anche motivo d'orgoglio poter presentare a Roma, della città eterna, della città della storia, dell'arte, della cultura, quello che è il testo. E lo fa in un contesto che è quello delle giornate europee per il patrimonio, veramente particolare, per cui ringrazio il Ministero e ringrazio tutto lo staff, in primis il direttore della bellissima biblioteca Antonio Baldini e tutto lo staff che in questa apertura straordinaria della biblioteca mi dà la possibilità, in particolare la dottoressa Luzziconti, con cui abbiamo organizzato insieme, mi ha dato la possibilità di essere presente qui, quindi grazie veramente dell'ospitalità. Un grazie ma poi a tutti i relatori di questa giornata, di questo pomeriggio insieme, che veramente hanno arricchito e arricchiranno non la giornata di oggi, ma anche tutto il libro, perché veramente ad ogni presentazione, con gli interventi dei relatori, il libro si arricchisce di veramente professionalità, cultura, quello che rappresentano veramente come eccellenze nei vari campi dei beni culturali, dei beni artistici, dell'Accademia. Quindi ringrazio veramente personalmente un ad uno i relatori della serata, l'architetto Marco Silvestri, l'ingegnere Claudio Baldani e il professore avvocato Paolo Cancelli. Quindi veramente un grazie e voglio veramente un applauso per corale per loro. Come giornata dei beni culturali non poteva mancare un piccolissimo omaggio che la Pastorale Digitale vuole fare ai relatori, che è un'opera, un dipinto dell'artista sorano Giuseppe Grossi, e che quotidianamente veramente lavora per diffondere il culto della Divina Misericordia nel nostro territorio e più in generale. Quindi ad ognuno di loro un quadro dell'artista sorano e in più un piccolo quadro che rappresenta un'icona nella nostra territorio, che è quella della Madonna di Costantinopoli, che è custodita nella chiesa, una di quelle chiese che citava proprio l'ingegner Baldani prima, che è veramente un'opera storica che rappresenta appunto la Madonna di Costantinopoli, ha questo particolare segno sulla fronte che deriva poi da quelle che sono quelle tradizioni, quelle storie, da un colpo sparato da una persona che voleva attentare all'immagine. Quindi grazie a tutti per un piccolissimo veramente omaggio, ovviamente anche al direttore. Grazie. Grazie ma poi a chi ha permesso anche questa serata, questo pomeriggio, alla presentazione dell'amico, collega, dottor Sandro Cianfarani, e a tutti gli altri che in vari modi contribuiscono a questa giornata, da Tiziana Tomassi al banco e l'amore della mia vita, Angela, qui, che hanno contribuito a quello che sarà poi anche un piccolo rinfresco, che è un importante momento di convivialità che chiuderà la serata. Quindi veramente grazie a tutti, gli amici, i parenti, e soprattutto i colleghi di vario ruolo che sono intervenuti e la biblioteca.
Io prima di chiudere, poi se ovviamente c'è qualche domanda, una brevissima riflessione, perché di solito presento quello che è il progetto di Pastorale Digitale, le altre presentazioni ho sempre parlato di quello che è un progetto che veramente ogni giorno viene costituito non da me, ma da un gruppo di persone e di volontari che si impegnano il loro tempo per quello che è la diffusione ovviamente di un messaggio che è quello della Chiesa, delle nuove tecnologie, utilizzando le nuove tecnologie, ma anche i beni culturali, l'accademicità, la ricerca, quindi tanti aspetti che sono in questo progetto, mi piace definirlo. Oggi invece in una biblioteca, che è il cuore dove si fa ogni giorno, si crea cultura, voglio parlare un po' del libro, ma in generale dei libri. Il libro che cos'è? Il libro è linguaggio, è parole, frasi, verbi. Mi piace utilizzare un termine greco che è logos. La parola appartiene non solo a chi la scrive, ma appartiene in egual modo a chi la scrive e a chi l'ascolta o la legge. Utilizzando un paragone sicuramente un po' azzardato, un po' forte e anche un po' in controtendenza in questo periodo, l'uomo è incompleto senza la donna, senza la moglie. Solo la loro unione riesce a dare quello che è la meraviglia, un nuovo essere. Quindi ne vedo qualcuno qui in sala. Carne della loro carne. Essere completamente diverso e individuale, ma comunque appartenente in egual modo e in forma diversa, perché ovviamente la donna e l'uomo contribuiscono in forma diversa alla nascita e anche poi alla crescita di una nuova creatura, ma appartiene ad entrambi. Così anche la parola è per metà dell'autore del libro e per l'altra metà di chi invece la legge, di chi la ascolta. Senza ovviamente il lettore, chi ascolta quella parola, non dico che è inutile, anzi assolutamente, perché in primis è utile a chi l'ha scritta, quindi non è ovviamente solo carta da bruciare, ma comunque è incompleta.